arrossivo, non capivo ma il motivo di uno sguardo irriverente. Col tempo l'ho capito e mille volte ho digerito il lupo e ho cambiato il fato. Su me una vertigine si allunga, un'ombra sbagliata, ma resterà comunque un'eleganza decadente sotto l'orlo di una scucitura. Sarà una calza rotta o il vestito senza piega, l'aria stanca di una strega. Tutti scrivono Cesena accanto al mio nome, in realtà sono una cantatrice salentina da tantissimo tempo. Ho cominciato a scrivere le canzoni mie quando avevo 18-20 anni e poi ho continuato e non so ben dire che cosa sia successo nel mezzo. So che adesso ho capito negli ultimi anni che veramente lo farei, questa cosa la farei anche proprio se tutto intorno a me morisse, se non ci fossero più TV, radio, discografici, né grammofoni, né giradischi, né niente. Lo farei lo stesso nel bagno di casa mia. Quindi sono serena e tranquilla, finalmente mi godo tantissimo la mia musica. Per quanto riguarda la mia presenza per la terza volta a Musicultura, questa volta io non ho colpa, perché dopo aver scritto questi due brani che ho presentato, questi nuovi, Occhi di Cera e Sul Filo, il mio tour manager, senza dirmi niente, ha deciso di spedirli e poi mi ha mandato su WhatsApp, mi ha mandato la foto dell'avvenuta iscrizione con bollettino, eccetera, e quindi a quel punto io, ben felice, ho detto se va in porto sono strafelice di ritornare al festival e quindi sono qua molto contenta.